Eccoci, ben trovati, bentornati a Paleosystem Academy 2019. Oggi parliamo di robotica e cercheremo di rendere più accessibile il controllo del nostro robot Eduino. Farò sempre riferimento in qualche modo alle mie pregresse esperienze di logopedista. Questa lezione è dedicata anche ai docenti della primaria. Non lavoreremo su codice testuale, ma lavoreremo solo su blocchetti, nello specifico sui blocchetti dell'app App Inventor, perché in realtà quello che vi mostrerò, almeno dal punto di vista pratico e tecnico, sarà solo una modifica dell'app di controllo da cellulare del nostro robot Eduino. App Inventor è un po' uno scratch per creare applicazioni Android per i telefoni, per i tablet, eccetera, eccetera. Il nostro robot Eduino non monta i tradizionali occhietti, ovvero il sensore ultrasuoni oggi, ma monta l'antenna Bluetooth perché verrà totalmente controllato dal telefono. Cominciamo. Eccoci, cominciamo il nostro webinar e inizierò parlando del perché ho iniziato a pormi il problema di come rendere accessibili i giocattoli. Ok, non sempre ci sono riuscito, ho fatto vari esperimenti nei miei anni da logopedista, a volte ci sono riuscito, altre volte meno. Però diciamo tutto è un po' nato quando diciamo tutto questo tentativo o questi tentativi sono partiti quando ho conosciuto questo sito specialeffect.org.uk, me l'ha fatto conoscere una collega logopedista e loro sono un ente no profit inglese la cui unica missione è unica diciamo missione proprio operativa quotidiana è quella di adattare e rendere accessibili di fatto i controller dei videogiochi. Ok, vi mostro l'ultimo loro video di presentazione per farvi capire meglio che cosa fanno. Apro YouTube. Ok, come vedete in parte, diciamo, mescolano i controller da videogiochi che usiamo tutti e cercano poi di trovare un ponte fra quelli e sensori e controller tipici, diciamo, del mercato degli ausili informatici. Ok, chi ha già visto vari miei webinar sul tema di ausilioteca, bisogni speciali, insomma, probabilmente ha già visto cose del genere durante i miei webinar. Questi sono i classici pulsantoni, chiamati anche sensori, si possono mettere anche alla testa, a volte funzionano coi cavi, a volte funzionano col Bluetooth e poi ci sono insomma vari sistemi di supporto e di ancoraggio, i vari Magic Arm della Manfrotto che vengono usati, poi ci sono joystick che poi vengono interfacciati con i videogiochi. Ok? Diciamo, questo secondo me l'attività di Special Effect è molto interessante perché veramente mette in evidenza questa possibilità, questa esigenza e la possibilità di lavorare su determinate tecnologie. In realtà di queste esperienze in giro per il mondo ce ne sono varie. Di solito la cosa interessante è, diciamo, la specializzazione. Special Effect lavora sui videogiochi. Ci sono altri articoli e altre esperienze, soprattutto sui controller musicali, eccetera, eccetera. Io mi sono posto la domanda qualche tempo fa, l'anno scorso, dato che stavo facendo una formazione per l'ufficio scolastico regionale a vari docenti di sostegno qui in Toscana, in tutte le province. E diciamo che era una formazione appunto sulla personal fabrication, quindi sulla possibilità di potersi costruire dei sussidi didattici o degli ausili che favorissero l'inclusione, ovviamente poterseli costruire a scuola, in un normale laboratorio, un normale atelier creativo, un normale fab lab della scuola con le attrezzature che ci possono essere. E mostravo ai docenti che
il tema dei giocattoli accessibili o dei giocattoli adattati nel mercato dei bisogni speciali e degli ausili esiste di già, cioè è una categoria tradizionale, non è che l'ho inventata io o l'ha inventata Special Effect. Se vado in un sito di un'azienda che vende tecnologia assistiva per gli ausili, eccetera, vado, c'è una pagina appunto dedicata ai giocattoli adattati e possiamo un po' vedere alla fine in cosa consiste l'adattamento dei giocattoli. Di solito consiste sempre nel aggiungere la possibilità, come in questo maialino, ve lo mostro, di aggiungere, vedete qui c'è un mini jack femmina. L'adattamento consiste nel poter in qualche modo guidare quel giocattolo, azionare quel giocattolo con un singolo sensore, ovvero con un singolo pulsantone, quelli che avete visto anche nel video di Special Effect, quei pulsantoni colorati. Ok? Più o meno con lo stesso principio funziona anche la pista e altri giochi, vedete qui la macchinina e il fornetto che ho messo anche prima nelle slide. Vedete anche qui, questi sono alcuni dei pulsantoni che si usano, eccetera. Quindi diciamo tutto il principio dei giochi adattati anche a livello proprio ufficiale è basato su questo, a mettere un sensore, un controller in qualche modo accessibile dal punto di vista motorio, ovviamente come nel video di Special Effect avrete visto, sto parlando sostanzialmente di disabilità motoria, di disabilità neuromotoria, che poi è stata la disabilità su cui ho lavorato di più durante i miei anni da logopedista. Ok? Torniamo un attimo alla slide precedente, che non vi mostrerò tutta la presentazione perché mi interessa solo mostrarvi questa foto. Durante un convegno sono venuto a conoscenza di questo progetto qui, fatto presso l'Istituto Sant'Anna di Pisa qui in Toscana. E che cosa hanno fatto loro? Chi di voi conosce un po' la robotica educativa avrà sicuramente riconosciuto il BeBot. Che cosa hanno fatto in questo progetto? Hanno hackerato il BeBot, semplicemente per venire incontro, diciamo, alle esigenze di alcuni piccoli pazienti con grave disabilità motoria, ma molto adeguati dal punto di vista cognitivo, volendo rendere accessibile l'attività di coding del BeBot, che come sapete è abbastanza semplice, insomma, soprattutto andando avanti durante gli anni della primaria, volevano renderla accessibile anche a questi ragazzi con grave disabilità motoria. Questa disabilità motoria ovviamente impediva, di poter programmare il robot con i suoi tasti posti sul dorso, semplicemente perché sono troppo piccoli, e quindi hanno realizzato questa grande console in legno con i tastoni che riproducono i comandi che ci sono sul dorso del BeBot, e questa console poi è collegata via cavo alla scheda interna del BeBot. Quindi questo per dire che anche quest'idea in qualche modo di cercare di hackerare, di forzare un po' i limiti diciamo dei giocattoli o degli oggetti che si possono usare per il coding o la robotica educativa, non è una mia invenzione, ma insomma c'è un precedente istituzionale molto importante, insomma, dell'Istituto Sant'Anna di Pisa. Se andate a cercare anche online troverete che è stato un progetto, se non sbaglio, finanziato da Fondazione TIM, ora non ricordo precisamente, insomma, comunque questa foto l'ho trovata su Google, quindi se cercate Sant'Anna BeBot dovreste riuscire a trovare qualche informazione se non sbaglio, è stato un lavoro di 2 o 3 anni fa. Ok? Bene, bene, quindi questo per fare un po' un'introduzione teorica. Come ho detto nel video diciamo prima, precedentemente, durante il video di benvenuto, cercheremo di spiegare brevemente come poter sfruttare App Inventor e un telefono Android per poter in qualche modo guidare,
Eduino, semplicemente perché è il robot che uso più spesso ed è anche un robot relativamente versatile e malleabile, perché essendo un robot fai da te, è possibile fare, insomma, possiamo personalizzarlo in base alle nostre esigenze. Quindi ora chiudiamo questa finestra e passiamo a vedere come funziona Eduino e la sua app fatta in App Inventor. Come funziona Eduino quando viene comandato dallo smartphone? E vedete che c'è un'applicazione che ho realizzato in App Inventor che semplicemente, come dire, mette a disposizione dell'utente quattro frecce avanti, indietro, rotazione in senso orario e rotazione in senso antiorario. Il robot si muove in base a quello che premiamo, ok? In tempo reale. Ovviamente, come è facile intuire, questa applicazione, queste frecce, così come ho mostrato in precedenza rispetto alle frecce montate sul dorso del BeBot, queste frecce sono ovviamente troppo piccole per poter essere usate da un ragazzo, da un utente con grave disabilità motoria, senza contare che è proprio piccolo in sé lo smartphone, o volendo anche un tablet, in alcune situazioni sarebbe anche troppo piccolo. Quindi dobbiamo andare a sfruttare un altro sensore del nostro smartphone, non non lo schermo tattile, ma andremo a sfruttare l'accelerometro per riprodurre un po', le possibilità che a volte sono state anche sfruttate, nei bisogni speciali da vari maker, anche da quelli di Special Effect, le possibilità di usare l'accelerometro per simulare un po' il comportamento del famoso controller della Wii, il Wiimote, ok? Eccoci all'interno di App Inventor, è un'app che funziona nel browser, quindi è una app web, come Tinkercad, come Scratch, ed è collegata al vostro account Google, quindi basta che andiate nel sito App Inventor e lo apriate mettendo le credenziali del vostro account Google, se ne avete uno. Qui apro il progetto dell'applicazione che avete appena visto nel video, quindi quella con le quattro frecce, eccola qua. Questa è la schermata principale, l'editor della parte grafica, dove inseriamo vari oggetti che rappresentano l'aspetto grafico della nostra applicazione. In questo caso, quindi, come vedete qui, ci sono vari oggetti, quattro pulsanti, un client Bluetooth, perché ovviamente la comunicazione con il robot avviene tramite protocollo Bluetooth. E poi c'è un list picker, quindi una lista che qui ora non vedete, ma è un elemento che chi di voi ha usato l'app in qualche mia formazione o perché ha acquistato Eduino, saprà che se premo trova il tuo Eduino si apre una lista dove scelgo a quale device Bluetooth collegarmi e chiaramente vi troverò l'antenna Bluetooth di Eduino. Ok, quindi l'elemento list picker, quindi l'elemento della lista, del selezionatore da lista, si attiva quando uno preme e trova il tuo Eduino. Questo, diciamo, è tutto l'aspetto esteriore dell'applicazione, l'aspetto grafico. Per vedere cosa succede dietro le quinte, si cambia visualizzazione, si passa da designer a blocks, qui in alto a destra. E si aprono i nostri famosi blocchetti di Scratch. Vedete che alla fine l'aspetto del codice, in questo caso è, come di codice ce n'è poco, semplicemente c'è una struttura di controllo del menu controllo che quando attivo, diciamo, la lista e scelgo un elemento, insomma, di collegarmi, di aprire il client Bluetooth, eccetera, eccetera. Quindi dice di collegarsi, quello che ho scelto, e poi di darmi una risposta se è connesso. E poi semplicemente quando viene premuto pulsante button 1, button 2, button 3, button 4,
di inviare una stringa di testo via Bluetooth, di inviare una stringa di testo al nostro robot che, come chi, insomma, Arduino e Eduino ormai lo sapete, monta una scheda Arduino su cui poi è installata un'antenna Bluetooth che riceve questo messaggio seriale, antiorario, orario, avanti o indietro. E in base a quello che riceve fa determinate cose. Quindi diciamo che il robot e Eduino rimane sempre, non c'è da cambiare nulla, ok? Il suo codice è sempre lo stesso del Bluetooth. Possiamo però fare in modo, lavorando su questo codice dei blocchetti, fare in modo che questi messaggi di antiorario, orario, oppure andare avanti o indietro vengano attivati non dai pulsanti premuti all'interno dell'applicazione, ma vengano attivati dallo scuotere il nostro smartphone e che, come dire, tramite quella scossa attiva l'accelerometro che c'è al suo interno e quindi il nostro obiettivo per cambiare questa applicazione è far sì che questi messaggi siano inviati non più a seguito dell'azione sui pulsanti, ma a seguito di un'azione sull'accelerometro. Ok? Quindi, se qualcuno di voi vuole approfondire qual è il codice di Eduino, come è stato costruito, può tranquillamente fare riferimento al corso di robotica DIY Do It Yourself, già presente nel sito, sempre all'interno del menu corsi online. Ok, quindi non vedremo la parte del codice di Arduino, lavoreremo solo su il codice a blocchetti qui in mBlock. Quindi adesso vi mostrerò il video, diciamo, del risultato finale di cosa farà Arduino dopo che con l'applicazione modificata e poi vedremo i blocchetti. Ok? Ecco il video. Come vedete, quando imprimo al mio smartphone una forte accelerazione verso destra, il Arduino va avanti. Quando l'accelerazione va verso la mia sinistra, Arduino va indietro. Ora potreste, ve lo mostro nuovamente, potreste chiedervi: perché non ho aggiunto anche la direzione destra, cioè magari scuotendo in avanti o meglio imprimendo un'accelerazione in avanti o un'accelerazione indietro, oppure un'accelerazione verso l'alto oppure un'accelerazione verso il basso, quindi sull'asse Z? Perché non ho aggiunto anche gli altri pattern motori, ovvero orario e antiorario? Semplice, perché non è una cosa così semplice da aggiungere perché chiaramente, come dire, non è che cioè l'accelerometro quando uno scuote il telefono, l'accelerometro funziona su tre assi, percepisce comunque un'accelerazione in qualche modo su tre assi, su tutti e tre, ok? Non è che l'accelerazione in questo caso è precisa, precisa solo sull'asse X oppure sull'asse Y, comunque fisicamente viene percepita anche un po' di accelerazione anche sull'asse Z, insomma, c'è un po' di sporcizia fra i tre assi e questa sporcizia andrebbe ripulita nel codice. Di solito questa parte qui che si chiama di filtraggio dei dati andrebbe fatta nel codice. Ovviamente per fare una cosa così raffinata sarebbe più opportuno lavorare con il codice testuale. Chiaramente con il codice a blocchetti di App Inventor viene un po' più difficile, ma per mantenere, diciamo, semplice il nostro progetto, cerchiamo di accontentarci a due semplici azioni. Vi ricordo, come vi ho mostrato prima nel catalogo dei giochi accessibili, che la maggior parte dei giochi, come vedete, anzi tutti questi, vengono attivati semplicemente da un sensore, ok? Quindi da un'unica azione, non da due, tre o quattro azioni separate, ok? Quindi già averne implementate due di azioni, cioè l'accelerazione verso destra e l'accelerazione verso sinistra, è già, diciamo, un passo in avanti rispetto
un pochino ai prodotti che all'interazione che questi prodotti mettono a disposizione. Altrimenti, per fare la cosa più facile, uno potrebbe mettere anche una sola azione. Per esempio, scuoto il mio smartphone e il telefono e Eduino magari sceglie un pattern motorio a caso. Ok? Vi faccio vedere com'è stata fatta l'applicazione. Dal punto di vista grafico non c'è niente di interessante, ho semplicemente messo un pulsante che mi serve per aprire la lista dei dispositivi Bluetooth disponibili al momento per aprire il collegamento e poi andiamo nel retrobottega dove troviamo i nostri blocchetti. Anche in questo caso il codice è abbastanza semplice, come vedete. Viene realizzata una variabile globale all'inizio che chiamo accelerazione, ACC, insomma, in questo caso è abbreviata, e poi, vabbè, qui c'è l'inizializzazione del sensore e questo ce lo dovevo mettere per forza. C'è la solita parte dove scelgo il dispositivo Bluetooth. Poi c'è la parte dove dall'accelerometro estraggo uno dei tre valori, una delle tre variabili, o l'accelerazione sull'asse, ve lo ingrandisco, o l'accelerazione sull'asse X, o l'accelerazione sull'asse Y, o quella Z. Io ho preso quella dell'asse X e prendo quel valore e lo assegno alla variabile globale accelerazione che ho dichiarato all'inizio. E dopodiché questa, diciamo, è la parte più il loop, diciamo, la parte del programma che gira continuamente. Quando l'accelerometro viene scosso, viene shakerato, se c'è un dispositivo Bluetooth connesso e c'è anche l'accelerometro in funzione, allora se la variabile accelerazione è negativa, minore di 0, va indietro, altrimenti se è maggiore di 0 vai avanti. Ok? Più semplice ancora, potevamo farlo usando sempre questo blocco, questa struttura di controllo quando l'accelerometro viene scosso, potevamo volendo anche togliere questo if e semplicemente mettere viene inviato al nostro robot semplicemente un messaggio, per esempio avanti. In questo modo il codice è ancora più semplice perché semplicemente quando scuoto il cellulare, Eduino va avanti perché la nostra applicazione gli invia una stringa di testo con scritto avanti. Ok? Dedicherei qualche minuto ad analizzare un po' come funzionano i blocchetti di App Inventor e a spiegare due cose interessanti sull'applicazione. App Inventor ci mette a disposizione i blocchetti, diciamo, che troviamo di solito anche in Scratch o in altri ambienti simili, insomma, come Visualino, mBlock, eccetera, eccetera. Come vedete sono divisi blocchetti un pochino nelle categorie di mBlock e di Scratch. Ovviamente ricordatevi sempre che al di là dell'aspetto grafico, cioè che i blocchetti si assomigliano e che c'è sempre il meccanismo degli incastri, anche se i blocchetti sembrano quasi uguali a quelli di Scratch, in realtà stiamo programmando in un modo totalmente diverso perché qui non ci sono, diciamo, o meglio, anche qui ci sono degli sprite, degli elementi grafici, perché se andiamo nella vista designer, ovviamente qui nell'aspetto dell'app posso anche inserire degli sprite, infatti si chiamano proprio sprite le immagini che possiamo inserire nella parte grafica della nostra applicazione. La differenza fondamentale è che la nostra realizzazione di un'app non si limita a inserire degli sprite, delle immagini, dei testi all'interno di un riquadro, ma poi dobbiamo proprio creare un programma che agisce sull'hardware, quindi viene caricato dentro un hardware e quindi è quella che si chiama poi app
la programmazione in qualche modo incorporata, che si fa anche con i robot, no? Dove il programma non resta dentro al computer, ma a un certo punto viene trasferito e incorporato dentro l'oggetto, nel nostro caso lo smartphone. Questo rende le cose un pochino più interessanti e anche ovviamente un pochino più complesse, perché oltre all'aspetto grafico noi andremo a scegliere tra i vari oggetti anche proprio, diciamo, dei dispositivi hardware. In questo caso, per esempio, vedete qui dice componenti non visibili, il sensore, l'accelerometro e il client Bluetooth, cioè la possibilità che ha il telefono di connettersi via Bluetooth ad altri dispositivi. E quindi quando passo poi ai blocchetti trovo, vedete, ci sono un po' dei blocchetti buoni un po' per tutto, quindi le tradizionali strutture di controllo, quindi l'if then, il ciclo for, il while. È un po' diverso da Scratch, però è molto più simile a Visualino, per chi di voi magari ha conosciuto Visualino, che è insomma sempre una variante di Scratch. Poi ci sono gli operatori logici, e questi ci sono pari pari in Scratch. Poi ci sono mat, ci sono i numeri, gli operatori matematici. Anche qui funzionano in maniera un pochino diversa, cioè, o meglio, sono uguali a quelli di Scratch. La differenza è che in Scratch, come sapete, se per esempio metto l'operatore minore, io posso scrivere direttamente la cifra dentro il campo, mentre qui devo mettere anche il blocchetto della cifra, ok? In questo modo. E quindi dire 0 minore di e scriverla qui la cifra, ok? 0 minore di 2, ad esempio. Poi c'è la categoria text, che ha a che fare con le stringhe di testo, cioè i messaggi, appunto, in questo caso le nostre stringhe di testo che abbiamo usato, che ho usato nel codice, sono appunto indietro, avanti, che vengono inviate via Bluetooth all'antenna Bluetooth del robot, che comunica con due cavetti con la porta seriale di Arduino, che riceve proprio queste stringhe di testo che gli dicono vai avanti o vai indietro. Poi abbiamo le liste, che ci sono anche in Scratch, anche se sono messe in un altro posto, sono di solito messe insieme alle variabili sotto la categoria dati e variabili, se non ricordo male. I colori che sinceramente non so adesso, ah sì, saranno semplicemente il codice da assegnare, il codice RGB da assegnare a determinati colori rispetto agli elementi grafici, a degli elementi grafici dell'applicazione che magari vogliamo rendere dinamici. Le variabili ci sono anche in Scratch, e le procedure, che sono un po' i miei blocchi di Scratch, con cui condividono anche un po' il colore a seconda della versione di Scratch che utilizzate. La cosa interessante è che vedete che qui poi ci sono tutta una serie di tutti gli oggetti che abbiamo aggiunto nella vista designer, per esempio l'accelerometro. Ok, quindi se vado sull'accelerometro si aprono tutta una serie di altri blocchetti relativi all'accelerometro. Vedete? Quello, la struttura di controllo WEN, da cui posso in qualche modo estrarre la X, l'accelerazione sull'asse X, Y oppure Z, oppure l'altra struttura di controllo che quando l'accelerometro viene shakerato, allora posso fare determinate cose da mettere qui dentro il do. Ok? E poi ci sono tutte queste altre condizioni logiche, in questo caso, che significa accelerometro se sensor available. Significa che se è available, questo blocchetto equivale al true dei blocchetti logici. Oppure possiamo andare di qua, per esempio nel Bluetooth client, e anche qui avrò altri blocchetti su questo dispositivo.
Quindi App Inventor è un servizio, un'app che viene, diciamo, proposta anche dal progetto stesso. Se andate nella home, diciamo, viene proposta anche, diciamo, per la fine della primaria e le medie. Quindi, diciamo, è un prodotto su cui fare coding più avanzato sicuramente di Scratch. Anche se, come dire, mantiene la facilitazione dei blocchetti, è sicuramente più difficile perché si ha a che fare, dobbiamo anche pensare a come reagirà l'hardware, a come comunicare, a come dialogare con l'hardware, nello specifico l'hardware del proprio telefono o di un tablet, però insomma è anche molto più interessante perché il risultato, il poter fare delle applicazioni è molto più utile sicuramente rispetto a fare magari, diciamo, anche molto più interessante rispetto all'utilità quotidiana, rispetto magari a fare una semplice animazione all'interno di Scratch. E comunque è il modo migliore di sfruttare, è il modo più economico proprio dal punto di vista del tempo per sfruttare i sensori che abbiamo sempre con noi, ovvero tutta l'elettronica che c'è dentro uno smartphone. Vi ricordo che dentro uno smartphone c'è microfono, fotoresistenza, quindi che reagisce alla luminosità ambientale, Bluetooth, telefonia, SMS, Wi-Fi, cioè abbiamo tutta una serie di dispositivi che ci possono far comodo, come in questo caso, perché chiaramente se abbiamo un ragazzo, uno studente, un bambino, che vogliamo in qualche modo farlo interagire con questo giocattolo, con questo robottino o altre cose che potrete inventare nel vostro lavoro, e dobbiamo pensare ai movimenti che questo ragazzo può fare o questa ragazza può fare, e sicuramente diciamo, il muovere, lo scuotere, l'agitare un braccio, un arto con un movimento veloce e grossolano è sicuramente un movimento più accessibile, più facile rispetto a mettere precisamente la punta del dito sulla freccia. Ok? L'ultima cosa che vi dico è cosa molto interessante di App Inventor rispetto a, che ne so, a mBlock per programmare Arduino, è la possibilità di perché giustamente vi starete ponendo la domanda: come faccio poi a trasferire l'app che faccio qui al telefono? Fate connect e ci sono vari modi. O semplicemente facendo build scaricate direttamente l'app sul computer e poi semplicemente trovate il modo di trasferirla sul telefono mandandola via mail oppure semplicemente collegando il cavo e spostate il file. O tramite QR code. Ok, semplicemente viene generato un QR code che se lo scannerizzate poi col vostro smartphone fa sì che lui si colleghi a un link dove può scaricare l'app. Aspettiamo un attimo che elabori il tutto. Eccolo qui, ok, il nostro QR code. Oh, e questo, diciamo, questo è il modo di trasferire l'app quando l'app è finita. Molto utile è durante la fase di lavoro, mentre sto lavorando sull'app, mentre sto programmando e mentre sto facendo dei tentativi che devo vedere in tempo reale se funzionano oppure no, è appunto il connect tramite. Ci sono vari modi di connettersi in tempo reale, quindi di testare immediatamente la nostra app sul nostro device. L'USB, l'emulatore in realtà non è un programma che emula uno smartphone all'interno del vostro computer. Quello che vi consiglio di usare è iCompanion, che semplicemente se il vostro telefono è collegato alla stessa rete domestica dove è collegato il computer su cui state lavorando su App Inventor, si connette direttamente e rimane connesso al vostro App Inventor. Dovreste
dovete semplicemente scaricare, comunque ci sono le istruzioni, vedete, vi dice di scaricare l'app, App Inventor, scusate, l'app Companion sul vostro cellulare, AI2 Companion, che sta per App Inventor 2 Companion, e quando scaricate l'app, la aprite, inserite questo codice e lo smartphone si collegherà, rimarrà collegato in tempo reale al vostro ambiente di lavoro App Inventor, così potete semplicemente togliere, aggiungere blocchetti, fare modifiche, eccetera, e subito potrete testarne il funzionamento sul vostro device. Ok? Io con questo ho finito. Per qualsiasi cosa rimaniamo come sempre a disposizione su tutti i canali, Messenger, mail, chat interna al nostro sito. Io vi saluto e ci vediamo e ci sentiamo al prossimo webinar. Ciao!